Pablo Picasso è tra i pittori più importanti del Novecento, una personalità sovrastante che spesso si scaglierà, travolgendole, sulle donne che ha frequentato, spingendole in un abisso di odio e amore. Le donne sono macchine costruite per soffrire. Questa è la legge di Picasso. Le divise in due categorie ben definite, affermando che esistono solo gli zerbini e le dee. Ma l'origine dei suoi rapporti travagliati con le donne affonda le sue radici ben più in profondità rispetto alle prime infatuazioni amorose. Basti pensare al cognome stesso dell'autore, acquisito dalla madre, Maria Picasso, donna con cui aveva un legame affettivo al limite dell'ossessione e per cui nutriva una stima immensa. Solo con lei ebbe sempre un comportamento ineccepibile e non si può dire lo stesso per le donne che coinvolse nelle sue relazioni sentimentali. «Morirò senza avere mai amato», dichiarò un furioso Picasso a François Gillot, l'unica donna che si sottrasse al massacro psicologico a cui l'artista sottopose tutte le sue conquiste femminili. Donne che furono fonte di ispirazione, legate ognuna ai suoi successivi cambiamenti di stile, come rimarcò anche il mercante Kahnweiler: «Non ho mai visto un'arte così fanaticamente autobiografica, non c'è figura femminile che non sia il ritratto dell'amata di quel momento». Pablo Picasso nacque nel 1881 a Malaga e a 19 anni si trasferì a Parigi, dove il suo talento iniziò a sbocciare. In questo contesto conobbe la sua prima musa, Fernande Olivier. Si incontrarono nel 1904. Lei divenne la sua musa per qualche dipinto, ma l'incubo della gelosia di Pablo avvenne subito a galla, obbligando Fernand a posare in esclusiva per lui. Lei accettò e divenne ispirazione per l'artista. Lo seguì per ben 8 anni, attraversando il periodo rosa e cubista, oltre ad aiutarlo ad uscire dalla depressione del periodo blu. Fernand venne abbandonata nel 1912, senza scuse. In quegli anni si affacciava il successo e la vita di Picasso iniziava a cambiare. Fernand invece morì in totale povertà nel 1966 e quella che pareva una storia sfortunata assunse il valore di monito per le future donne del pittore, che bruciava chi entrava in contatto con lui. La seconda donna importante della sua vita arrivò lo stesso anno in cui lasciò Fernand, Marcel Humbert, ribattezzata dal pittore Eva. Picasso gli confessa: «Tu sei Eva e per me il mondo comincia adesso». In quel periodo i suoi quadri parlano di Eros forte con colori vivaci, ma anche questa volta la storia finisce in modo tragico. La giovane Eva muore nel 1915 di tubercolosi. Pablo accusa il colpo e, nonostante tutto, durante la malattia di Eva si accompagna con altre donne. Tempo dopo, nel 1917, durante la lavorazione delle scenografie dello spettacolo Parade di Cocteau, Picasso ebbe occasione di conoscere una ballerina russa, Olga Kochlova. Pablo decise di ributtarsi in un rapporto complesso a 2 anni dalla scomparsa di Eva. L'anno successivo decise di sposarla e nel 1921 arrivò il primo figlio, Paolo. La Kochlova fu la donna che introdusse Picasso nell'alta società parigina, ma proprio questo fu motivo spesso di discussioni feroci. Il pittore non era incline ad avere sempre un comportamento frenato e moderato, anzi aveva uno spirito piuttosto bohemien. Ma Pablo, nonostante tutto, non riuscì a tenere a freno le sue pulsioni amorose. La vita matrimoniale non fa per lui e ben presto fa eruzione Marie-Thérèse Walter, una minorenne vista per strada all'uscita dalla Galleria Lafayette. Picasso la sistemò in una casa di fronte alla sua, così da imporre un supplizio quotidiano a Olga, che alla fine chiederà il divorzio e lo porterà in tribunale, imponendosi la cosa più temuta da Picasso, la divisione del patrimonio. Olga morirà 20 anni dopo, ormai pazza, mentre la diafana Marie-Thérèse, bionda agli occhi azzurri, si suiciderà impiccandosi 4 anni dopo la morte di Picasso. Nonostante gli avesse dato una figlia, Maya, fu sostituita dalla bruna e formosa Dora Maar. Nel 1944 il pittore conosce l'unica donna in grado di lasciarlo durante la sua vita. Si tratta di François Gillot, una giovane allieva, 22enne, quando lui ne aveva già 63. Per Picasso sarà ancora una volta la sorgente per un nuovo impulso artistico. Da lì ebbe 2 figli, Claude nel 1947 e Paloma nel 1949. Anche con lei Picasso non mancò di comportamenti crudeli e spesso distruttivi. Durante le gravidanze l'artista adorava e viziava la donna e poi, appena dopo il parto, era solito rifiutarla. Oltretutto, pretendeva che si vestisse in modo castissimo
per via della sua sconfinata gelosia, mentre lui amava intrattenersi con altre donne. Nel 1953 la giovane trovò finalmente il coraggio di lasciare il grande artista e sarà l'unico a farlo, tanto da suscitare in lui una rabbia così accecante da renderlo capace di gesti impensabili come spegnergli una sigaretta sul volto. L'anno successivo Pablo incontra Dora Maar a Parigi. Dora Maar era una promettente fotografa, pubblica le sue prime foto nel 1930 e l'anno seguente lavora con il fotografo ungherese Brassai. Nel 1931, in società con Pierre Kiefer, apre uno studio fotografico, operando nel settore della moda e della pubblicità, firmando le sue foto Kiefer-Dora Maar. Di estrema sinistra diviene famosa con la sua Rolleiflex, per le istantanee che ritraggono la mondanità francese. Le sue foto vengono pubblicate su riviste prestigiose come Madame Figaro, diviene prima la compagna del cineasta Louis Chavans e poi in seguito del poeta Georges Bataille. Espone all'Internazionale della Fotografia di Bruxelles e alla mostra dello studio Saint-Jacques per la costituzione degli artisti fotografi. Georges Bataille la introduce nella cerchia dei surrealisti, dove conosce André Breton, Paul Éluard, Leiris, Man Ray. Prende parte all'attività del gruppo con alcune foto e fotomontaggi. Ritocca i negativi, utilizza solarizzazioni, collage, fotomontaggio e sovrapposizione. Quindi Dora è già un'artista affermata, prima di incontrare Picasso. La storia dell'incontro già la dice lunga, su che personaggio fosse. Lei era seduta in un caffè e con un coltello giocava a prendere la zona vuota tra le dita, ma spesso finiva per prendersi le dita stesse. E così, al termine del suo gioco perverso, Picasso le chiese il guanto insanguinato che indossava. Questa sarebbe stata una scommessa, un esperimento, quello di riuscire a convivere per la prima volta con una donna intellettuale, intelligentissima e culturalmente molto stimolante. Da parte sua Pablo non gli diede la tranquillità sperata, anzi, la costrinse ad abbandonare la fotografia, a farle riprendere la pittura, riempiendola di critiche distruttive, tanti segni per non dire niente. Le continue provocazioni dell'artista la fecero completamente impazzire. Le donne sono macchine costruite per soffrire, questa è la legge di Picasso, libertino, infedele, amante delle situazioni complicate e rischiose, appunto come quella di fare incontrare le sue amanti. E infatti Picasso ricordava come uno dei giorni più belli della sua vita fosse la rissa fra Dora Maar e Marie-Thérèse Walter, una crudeltà e una mancanza di rispetto nei confronti di entrambi le donne. La stessa Dora Maar arrivò a dire di Picasso che non è un uomo, è una malattia. Pensate, proprio grazie a Dora Maar abbiamo gli scatti in fase di produzione del suo quadro più famoso, Guernica. E qui, su Guernica, svegliamo un altro bluff cinico di Picasso. Pablo Picasso era un grande appassionato di corride e rimase sconvolto dalla tragica morte di un suo beniamino, il famoso torero José Lito. Per celebrare la memoria di questa tragedia, mise in cantiere un'enorme tela di 8 metri per 3 metri e mezzo, che riempì di figure tragiche e quando l'ebbe finita la chiamò la morte del torero José Lito. Era il 1937, in Spagna c'era la guerra civile e il governo socialcomunista si rivolse a Picasso per avere da lui un quadro per il padiglione repubblicano all'Esposizione Universale in programma a Parigi per l'anno dopo. Picasso, che diventerà non a caso uno degli artisti più ricchi della storia, osservando l'opera della morte del torero ebbe una pensata geniale. Fece qualche modifica alla tela e la rinominò Guernica, dal nome della città basca bombardata dall'aviazione tedesca e italiana, e la vendette al governo per la grande cifra di 300.000 pesetas dell'epoca, qualcosa come 2-3 milioni di euro di oggi, che furono versati da Stalin. Picasso fu estremamente contento e furono contenti anche i socialcomunisti, che di quel quadro di tori e toreri ne fecero un simbolo, che è giunto sino a noi ed è continuamente riprodotto come simbolo della protesta dell'umanità civile contro la barbarie nazifascista. Stando a molti critici d'arte, Guernica è il più celebre caldo del secolo, e ciò grazie proprio alla sponsorizzazione da parte delle sinistre, a cominciare dai liberals occidentali. La tela picassiana ebbe una sala tutta per sé al Metropolitan Museum di New York e vide milioni di spettatori. Oggi la tela è spiegata così, un esempio a caso della pur pregevole enciclopedia Rizzoli Larousse che al dipinto dedica oltre 20 righe, in cui si dice tra l'altro «Motivo centrale, l'angoscia della testa del cavallo che sovrasta il duro lastricato dei cadaveri,
In alto, a sinistra, l'antico simbolo della violenza, il Minotauro. Ora, il presunto Minotauro altro non è che il toro che uccise Oselito, e il cavallo è quello del Toreador ucciso nell'arena. Una storia di tauromachia dove la protesta civile, la passione politica non c'entrano nulla, se non forse in qualche particolare aggiunto per rifilare il quadro a suon di miliardi alla generosa sinistra spagnola. Dora Maar fu complice silenziosa attraverso le sue foto di questo grande blef. Ma torniamo alle sue amanti. Ormai ultra settantenne, Picasso non si arrende alle arti amatoriali. Nel 1954 incontrò la sua ultima fiamma, una donna divorziata, la 28enne Jacqueline Roche, che nel 1961 sposerà in segreto alle soglie degli 80 anni. Lei ne aveva 35. A seguito della morte di Olga, dalla quale non aveva mai divorziato. Ovviamente Picasso si intrattenne ancora con altre donne nonostante l'età avanzata, ma alla sua morte, nel 1973, all'età di 92 anni, Jacqueline le stava ancora vicino. Anche Jacqueline si suiciderà con un colpo di pistola alla tempia nel 1986, dopo aver sbrogliato i complicati problemi dell'eredità del pittore ed essere diventata miliardaria. Successivamente, anche Dora Maar morì sola nel 1997 dopo aver subito diverse crisi depressive, si sottopose a cure estreme come l'elettroshock, ma non si suicidò per privarla della soddisfazione di vederla morire per lui. È incredibile la disperazione che ha lasciato alle sue spalle uno dei più grandi artisti del Novecento. E certo è che il pittore deve molto alle sue muse, vera ispirazione di tutto il suo percorso artistico. Sono convinto che senza di loro svanirebbero molti dei suoi capolavori.